siamo qui? Siamo qui perché qua di qua passano in questo locale di Bologna, nel centro di Bologna, guardate com'è suggestivo, passano così tanti scrittori che io non credevo. Allora abbiamo deciso di rapirli, infatti, per questa nuova rubrica che è Liberi in Libro, questo nome tipo sciogli lingua. Che andrà in onda all'interno di Clap Clap. Esatto. Qua abbiamo il primo ospite, il primo scrittore che abbiamo rapito, scrittrice, la nostra amica Mario Santolini, che ti diamo il benvenuto per la prima puntata di questa rubrica. Grazie, io ringrazio tantissimo, anzi innanzitutto di questa prima, per cui è già così un onore essere qui con Ettore Pancaldi, con Fabrizio Corollo e quindi niente, anche per essere la prima così a sfatare questo nuovo programma. Allora, in questa chiacchierata che non siamo qui a darvi il poggiare, ti volevo chiedere, quando è che ti è venuta l'idea di scrivere? Se l'hai sempre avuta, la bambina, o sono per caso? Sempre da bambina, guarda, io ho cominciato da bambina a scrivere piccoli versi su dei pezzettini di carta e poi man mano che sono andata avanti, così ho avuto così questa magia, no? Di riempire così con un foglio bianco con quel pensiero le tue emozioni, quello che tu vedevi, quindi ho cominciato a ritroso nel tempo. Cosa vuol dire scrivere su carta in questi tempi? Ma io dico che secondo me apprezzo moltissimo le nuove tecnologie, però devo dire che la carta ha un profumo particolare, ha una, così tu vedi, no, questo foglio bianco che pensi a cosa mettere giù, no? Perché poi si pensa a chi lo leggerà. E quindi ti viene tutta l'emozione, ti viene la voglia di scrivere qualcosa pensando che poi qualcuno ti potrà leggere. Il problema è che poi si inizia anche a scrivere perché c'è già in partenza dei rapporti, quindi c'è il piacere del dopo non scrivere. Esatto. E scrivere anche lei. Sì, esatto. Io l'ho raccontato altre volte, ma lo racconto ancora qua. Sì, esatto. No, per questa è una domanda che mi hanno fatto tante volte, no? E devo dire che sì, io ho scritto anche tantissime lettere e io non scrivavo, no? Nel senso che avevo delle amiche, no? Che quando dovevano scrivere così qualcosa, perché una volta usava molto, no? Scrivere le lettere d'amore, eccetera. Adesso forse si è perso con gli sms. No, adesso proprio. Esatto. Anche così deve approcciare il linguaggio. Esatto, esatto. E invece niente, mi commissionavano, no? Non so, devo conquistare un ragazzo. E allora io scrivevo, cioè... Loro lo conquistavano con la tua scritta. Esatto. E poi un aneddoto molto carino è che passato il tempo ci sono le rimpatriate, no? E ci siamo trovate con vecchi compagni così del collegio, io sono stata in collegio, e così quando siamo andati con i compagni, con i mariti, eccetera, ed è saltato fuori appunto che io scrivevo, e quindi è saltato fuori questa piccola chicca dicendo che scriveva e allora da lì si sono scoperti così gli altarini, nel senso, come si dice in gergo, no? E è saltato fuori che una coppia che era ancora lì così sei innamorata con le mie lettere, no? E allora il marito dice, difatti era così romantica la coppia e adesso non lo è più. Beh, tutti i mariti fidanzati che erano innamorati di te in realtà. Esatto. E invece, poiché invece non scrivevo, no, lettere d'amore per quello che mi riguardava, perché ero molto così, ero molto timida. Però sapendo che era per un'altra. Sì, sì, per un'altra invece riuscivo anche molto così a esprimermi i sentimenti. Ma veniamo un attimino alla parte noir del tuo mestiere di scrittrice. Sì. Io ti chiedo appunto, tu sei nata a Bologna, sì, e adesso abiti a San Bolognese, esatto, però conosci benissimo Bologna. Io ti chiedo se Bologna a livello di noir ti ha dato l'ispirazione per le tue opere. Ma sicuramente sì, anche se i miei primi due libri sono ambientati a Torino. Però devo dire che a Bologna, secondo me, è un po' la patria del noir. Abbiamo dei bravissimi scrittori bolognesi, e quindi non ne cito qualcuno perché poi mi lascerei, no? E allora mi dispiacerebbe. Per tutti Loriano Machiavelli, sì, Lucarelli, Roberto Carboni, insomma, quindi ci sono. Che sarà ospite. Esatto.
Quindi ci sono della melanzane, insomma, ce ne sono tantissime. Per cui sicuramente mi ha dato l'input, però come dico sempre, evidentemente c'era qualcosa di dark dentro me, no? Per cui ho sentito proprio un bisogno impellente di mettere fuori quello che sentivo, di così come tu dici che sei di oro, uno scrittore oro, ecco io invece no, no, però ecco, come c'è la trama, il sangue, l'assassino, la tensione, sì, molto. La tua ultima fatica? La mia ultima fatica è adesso... Mostro io. Vortice di terrore, che nome, titolo, tutto un programma, insomma. Sì, esatto, Vortice di terrore, quindi stiamo andando avanti con questo. È una storia un po' complessa, c'è sempre il commissario Marra che sta indagando. Che ha fatto i romanzi? Sì, il primo c'era appunto il commissario Marra che ha iniziato bolognese doc, trasferito a Torino per lavoro e quindi già lì ho descritto un po' la bolognesità di questo personaggio. E ecco, per te cosa consiste la bolognesità? Le radici. Secondo me le radici, io per esempio sono nata a Bologna e tra l'altro quando Fabrizio mi ha detto ci troviamo e mi sai dov'è via Parigi, lo dicevo prima con il gestore del locale, che io ho abitato qua, io ho abitato proprio avanti, quindi negli anni 50 io sono stata qua fino al 90, per cui questa era un po' a casa mia, una volta qui in via Parigi c'era la Corriente, insomma c'era, è vero, cioè quindi Minghetti, insomma, quindi era le mie radici, ecco, però cosa ho fatto? Siccome tanti, c'erano tanti bravi scrittori bolognesi che hanno iniziato a scrivere su Bologna, io non mi sono sentita onestamente all'altezza, devo dire sinceramente, allora ho detto, voglio così andare in trasferta a Torino, poi dico una piccola chicca se non è possibile, nel terzo invece che è finito e quindi in giro per editori, sono a Bologna anch'io, quindi il commissario Male a Bologna, al mobile di Piazza Galilei e quindi insomma. Ecco, l'ultima ma non ultima tua opera, comunque adesso allora ti metto un po' alla sbarra, ti faccio una domanda scomoda, cioè, dai tuoi esordi fino adesso, la tua valutazione, il tuo traccia, un tuo profilo, ti senti evoluta, come la tua carriera artistica di scrittrice, come si è evoluta? Ma tu ti senti diversa? No, io sono sempre quella, sono sempre la Maria dei primi scritti, eccetera. Una cosa posso dire, che io stessa mi vedo migliorata, mi vedo migliorata nella scrittura, mi vedo migliorata anche così nel modo di quando scrivo subito, almeno vedo che dopo quando si rilegge, no? Che per esempio il nostro amico scrittore Roberto Carboni dice adesso ho finito, devo scalpellare, con lo scalpello devo fare. Ecco, anch'io quando faccio questo lavoro vedo che c'è meno da fare perché la punteggiatura è più esatta, e cioè i rifugi non ci sono più, quando invece all'inizio c'erano molte di queste disuguaglianze. Cioè. Quindi mi vedo molto migliorata e questo mi fa piacere, però ecco, non è che mi senta né arrivata, eccetera, sono io, con molta umiltà vado avanti, faccio i miei libri nella speranza che qualcuno mi legga. Sia sempre allievi. Esatto. Come ultima curiosità, ecco, a me Ettore, come saremmo nei tuoi romanzi noir? Ecco, Ettore come l'ho vista arrivare? L'assassino. Sì, l'ho visto altre volte, non molto, mi sembra una volta o due, però oggi quando l'ho visto arrivare onestamente mi hai colpito, che ho detto questa è una figura da descrivere nel mio romanzo, perché mi è piaciuto. Non lo so ancora, gli sviluppi non lo so, però così... bella, una figura bella, non una figura negativa, però una figura così con vestito di nero, no? Tutto quanto, ho detto questo è il classico personaggio. Tu invece ti vedo, no, siccome sai che nei miei libri c'è sempre il giornalista, bello, così eccetera, professionale, che però fa una brutta fine. Esatto, sempre quello che muore sempre, che si avvicina allo scopo e però non ha tempo di dirlo. Esatto, quindi sicuramente mi pongo in queste due posizioni, molto bello. Un'ultima domanda, cosa ti piacerebbe che ti dicessero i tuoi lettori? Che gli ha trasmesso emozioni e sentimenti. Bellissimo.
Questa è l'incontro, grazie. Torna. Sì, grazie, tornerò, grazie a voi. E tornate anche voi a seguirci qui al Caffè del Poggiare. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao.